Friuli Venezia Giulia Fotografia 2015 è una rassegna che prende corpo nella sua antica splendore a Spilimbergo, soprattutto nel posto originario delle manifestazioni Spilimbergo Fotografia, quindi sotto la loggia di Palazzo La Loggia. Una manifestazione molto importante perché vede coinvolte tantissime realtà in Friuli e i due fotografi, Claude Andreini e Massimo Siragusa, che espongono in Palazzo Taddea, sono tra i due autori molto importanti sia del fotogiornalismo che della fotografia, anche se vogliamo da un punto di vista anche della tecnica fotografica, importanti, che vengono riconosciuti quest'oggi con il premio. Io ritengo che sia una rassegna che abbia grossissimi contenuti e anche credo che con la legge regionale sulla cultura, che ha permesso al CRAF di poter avere un ruolo e una definizione molto importante nel panorama del Friuli Venezia Giulia, possa essere considerato un punto di riferimento importante che così permetterà di poter avere un grande futuro e soprattutto anche la possibilità di credere e poter permettere di realizzare molte altre mostre fotografiche per conservare il patrimonio, ma anche per far conoscere tantissimi fotografi che si sono distinti nel mondo.